Appunti e dintorni, benvenuti alla nostra agenda degli appuntamenti che riparte da Voghera. Questa sera, giovedì 29 luglio, alle 21 in Piazza Duomo, arriva al Varietà Quelli che in Lombardia, del Teatro Franco Parenti di Milano, teatro viaggiante d'origine antica. Uno spettacolo fatto di luci, colori, musica, una danza capace di coinvolgere il pubblico attivamente, con musica dal vivo, prosa e teatro canzone. Per tutte le informazioni e prenotazioni, 0383 336 316, oppure 336 319, oppure scrivete a cultura@comune.voghera.pv.it. Vigevano Estate chiude al Castello di Vigevano la fortunata rassegna curata dalla promoter Pavia di Silvio Petitto, chiude all'insegna della comicità. Questa sera infatti c'è il comico Giuseppe Giacobazzi con una raccolta delle sue migliori storie che ha fatto conoscere a teatro e in TV, a Zelig e in altri programmi comici. Per tutte le informazioni vigevanoestate.it, oppure se volete acquistare il biglietto c'è ancora posto su ticketone.it, la prenotazione online. Si accede in castello con la mascherina. Invece andiamo in un altro castello, quello di Pavia, e qui il protagonista questa sera dalle 21.30 è un duo d'eccezione, Noa Gildor in concerto con special guest Razvan Sirota. Tutti i biglietti li acquistate su teatrofraschini.vivaticket.it. Potete assistere a questa nuova Afterology, un album tutto jazz, chitarra, voce, che descrive emozionalmente il grande sodalizio trentennale tra i due grandi artisti. Cinema sotto le stelle in Castello Pavia invece torna nella giornata di venerdì con Il Signore degli Anelli parte seconda, Le Due Torri, e verrà proiettata l'edizione cinematografica del film da 179 minuti in versione doppiata in italiano. Per i biglietti andate su politeamapavia.it/rassegne-eventi/cinema-sotto-le-stelle. C'è il finale del Festival del Carmine nell'omonima piazza di Pavia, venerdì 30 luglio alle 21, con Pavia Musica Friends, serata speciale riservata agli artisti pavesi e alle loro canzoni inedite. Organizzano la Parrocchia del Carmine, My Music Service, con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia, Comune, Università e Camera di Commercio. Ingresso gratuito, posti a sedere sino al raggiungimento della capienza. Oltre pop, fa tappa Fortunago, le due zone di riferimento sono da una parte Bagnaria e dall'altra Fortunago. L'appuntamento è sabato 31 luglio, anzi è un doppio appuntamento, con alle 18 in Piazza della Fontana il concerto gratuito degli allievi della Masterclass del Festival di Spoleto. Sempre lì, alle 21, invece, si esibisce la cantante Giovanna Nocetti, che canta Milva. Biglietti interi ridotti a partire da 10 euro. Prenotazioni sul sito lighticket.it/oltrepopfestival e il giorno dello spettacolo alle 19.30. Per informazioni andate sul sito incantomusicaspettacoli.it. C'è ancora posto per i prossimi due eventi all'Orto Botanico di Pavia. Si potrà ammirare di notte, con le visite guidate proprio notturne, la parte più suggestiva di quest'orto, ma anche ascoltare il canto degli uccelli notturni, attraversare le serre di scopoli fino ad ammirare il grande platano. Potete inviare una mail a prenotazione.musei@unipv.it, sono ammesse fino a 25 persone. Un pensiero per Eitan, prosegue la raccolta organizzata dal Comune di Pavia a favore di Eitan Biran, il bimbo pavese sopravvissuto alla tragedia del Montarone, in cui ricordiamo hanno perso la vita i genitori, il fratellino Tom e anche i bisnonni. Qui vedete ancora tutti i riferimenti bancari se volete contribuire. E infine ricordiamo il piano vaccinazioni lombardo, che vi permette di vaccinarvi dai 12 anni in su e anche di cambiare la data, l'ora e il luogo del richiamo vaccinale con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data fissata in automatico dal sistema. Come fare? Andate sul sito prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it oppure telefonate al numero verde 800 894 545, o ancora rivolgetevi ai postini che rilasceranno la ricevuta per presentarvi al centro erogazione vaccini, o ancora andate ai postamat muniti di tessera sanitaria. Siamo in chiusura, come al solito vi ricordiamo, se volete inviarci le vostre segnalazioni, corredate da foto, locandine o video, i nostri riferimenti. La mail è info@pavia1tv.it, il numero di telefono WhatsApp 389 25 66 296. Grazie come sempre per essere stati con noi e appuntamento a domani con un nuovo Appunti e dintorni.